Qua, fuoco, 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 fuochissimo, perché sono vicino al mio dispenser, bevo acqua, adesso giusto il bicchiere di un bicchiere d'acqua, purissimo, microfiltrata, quest'acqua adatta da 0 a 100 anni, a casa, in ufficio, in azienda, dove vuoi tu, che di fatto elimina l'utilizzo della plastica e quindi dà anche una grande mano al pianeta. Tutto questo per introdurvi chi? Il nostro Monday Chef, lo chef della Luna, dalla Luna, anzi dal cosmo direi. Perché... Per le dimensioni sì, infatti. Ma che per le dimensioni? Ma figurati, no. Ma che dimensioni? Semplicemente perché tu sei un cosmopolita del gusto, un tosco cosmopolita con un filo medio orientale passando per tutto il globo praticamente. E allora, quindi ci porti queste ricette rivisitate che pescano un po' dalle ricette caratteristiche di tutti i paesi, quindi in questo caso della Grecia, e che le uniscono con la bontà di che cosa? Della nostra pasta toscana. Esatto. Io non potevo fare le cose classiche toscane come condimento, perché avevamo già la pasta toscana che è così meravigliosa, allora ho deciso di fare degli abbinamenti particolari andando a attingere un po' da tutte le ricette, non solo italiane ma anche internazionali, quindi unisco un po' l'una e l'altro. Oggi non a caso andrò a utilizzare, lo sai, e questo è uno degli ingredienti più utilizzati in tutto il Mediterraneo, anche se non nasce da noi nel Mediterraneo, andrò a utilizzare insieme alla nostra pasta toscana. Oggi ho utilizzato le fettuccine, Francesca, perché anziché usare la classica pasta secca, ho preso le fettuccine all'uovo, quindi sono andata a giocare con questa pasta sempre biologica, però si gioca con la pasta all'uovo, quindi oggi abbiamo più tempo perché queste in 5 minuti sono pronte, quindi preparati Francesca che seguiamo tutti i passaggi uno per uno e andiamo a vedere quello che ci porterà a fare. Quindi, cosa facciamo? Iniziamo a tagliare le melanzane. Io potrei tagliarle in tanti modi. Non so, conosci qualche ricetta tradizionale italiana, per esempio, che utilizza la melanzana nella pasta? Certo, la pasta della Norma. Esatto, questa è la pasta più conosciuta. La pasta alla Norma utilizza le melanzane a fette che vengono fritte. Io in questo caso ho preso le mie melanzane. Aspetta, che prima di andare avanti, che abbiamo capito che uno degli ingredienti è sicuramente le melanzane, oltre che le fettuccine di pasta toscana, andiamo a leggere insieme questa lista. Allora, io intanto taglio le melanzane. Vai, e te leggi la allora, lista. 120 grammi di fettuccine di pasta toscana all'uovo biologica, una melanzana, due spicchi d'aglio, origano, ragù di chianina, di ragù di cinghiale e pasta toscana. Di pasta toscana, perché commercializza sempre la quindi, pasta toscana. Quindi praticamente o chianina o cinghiale. Io ora, chianina, lo faccio scegliere a te, Chianina. Perfetto. Cannella, olio toscano IGP, sale, spuma fredda di feta. Ah. No! E questa la spiegheremo passo per passo perché la faccio proprio vedere come si farà. Guarda 100 ml di panna, 50 grammi di feta e macis. Lo sai cos'è il macis? È una spezia fatta con la buccia della noce moscata. Mamma mia, come siamo preparati, bravissimo. Guarda, se la vogliamo inquadrare, e allora ora, i nostri registi ci fanno vedere il nostro sugo e fanno bene. Come vedi, tutta pasta commercializzata da pasta toscana, c'è sia il ragù di cinghiale che il ragù di chianina e oggi ti hai scelto la chianina. Se la nostra regia ci fa vedere anche le spezie, questo è il macis e questa, lo vedi, sembrano delle zampettine. È la buccia essiccata della noce moscata. Esatto, che io la utilizzerò proprio per fare le nostre preparazioni. Allora, partiamo. Iniziamo a tagliare a cubettini le nostre melanzane. Quindi, come si diceva prima, la ricetta classica della pasta alla Norma prevede di tagliarla a fette e poi friggerle. Io in questo caso la taglio a cubettini e poi la saltiamo in padella. Iniziate a scaldare la padella con l'olio. Io mentre te leggevi me la sono preparata. Certo. Vado, mentre finisco di tagliare, guarda, vado ad aggiungere nella mia padella, vado ad aggiungere un po' di aglio. Dopodiché finiamo di tagliare le melanzane e ce le mettiamo via via. Alzate bene il fuoco perché ha bisogno di calore la melanzana, quindi tagliamo i nostri cubetti e buttiamo tutto dentro. Francesca, ti garbo con questo cappello oggi? No, guarda, mi sembri Sanpei. Guarda, veramente, e oggi mi fai venire una voglia di mare, c'è tutto il giorno voglia di mare. E arriva lui e cosa mi fa? Il piatto greco, tosco greco. E infatti allora, guarda, questa ricetta mi fa pensare un po' alle musichine del film Mediterraneo con Diego Abatantuono. Ora, non so se te la ricordi la musichina di sottofondo. Con il sole, canzone di Mediterraneo da morire. Mi sa che sei stanca stasera, che dici? Parecchio, vai. Allora, ho tagliato tutte le mie melanzanine. Che vorresti dire con mi sa che sei stanca, ora ci ripenso. Stai attento a quello che mi dici. Hai ragione, hai ragione. Caput. Allora, alzate bene il fuoco, olio, aglio.
saltatele, guarda, facciamo anche un po' di scena, saltiamo un po' le nostre melanzanine. In realtà sulla piastra induzione non serve a niente, perché ovviamente appena la stacco non parte la piastra, quindi certo, lasciate tutto dentro. Olio extravergine d'oliva, io utilizzo un olio IGP Toscana. Ovviamente, come ti dicevo, è giusto utilizzare ricette internazionali, ma partiamo sempre dai prodotti nostri locali. Quindi ora che piano piano arriverà anche l'estate, anche la melanzana la troveremo bene. Saliamo e lasciamo cuocere a fuoco bello vivace. Adesso, Fra, te mi hai chiesto di utilizzare il sugo di chianina, quindi prendo il mio sugo di chianina. Anziché farlo, questo ovviamente io utilizzo pasta toscana e vi consiglio di utilizzarlo perché è favoloso, per cui può tranquillamente sostituire quello che utilizzate a casa. Altrimenti, io oggi non ho voluto perché sono più stanco di te, potevamo semplicemente fare il ragù, quindi sedano, carota, cipolla con la però carne macinata. Però questo è un buon compromesso, perché comunque è un prodotto di qualità, esatto, anche se è confezionato. È esatto, come se fosse fatto praticamente a casa, perché è fatto seguendo quelli che sono i principi che da sempre animano pasta toscana. Esatto, per cui giochiamocela bene, perché tante volte a casa non abbiamo il modo, e io quando ho parlato con i signori della pasta toscana gli ho detto datemi anche il sugo, perché possiamo far vedere a casa come poterci giocare anche direttamente in questa maniera. Quindi intanto io lo apro, ti va di sentire il profumo? No, ora non mi avvicino, tanto te lo do dopo. No, venivo io al massimo, però sentirai tutto insieme. Quindi saltiamo bene le nostre melanzane, fatele andare bene. State attenti perché vedete, in questo momento le melanzane ci chiederebbero altro olio, lo vedi? Però in questo caso qui io direi aspettiamo un secondo e vediamo cosa succede. Cosa facciamo nel frattempo? Faccio vedere come si fa la spuma. Io ovviamente me la sono già preparata perché ha bisogno di tempi di riposo, certo, però vi faccio vedere i passaggi uno per uno. Mettiamo a scaldare un po' di panna, quindi prendiamo la nostra panna e la mettiamo a scaldare. Perché dico, dico scaldare e non bollire? Perché la voglio portare circa a 40 gradi, 45 gradi, non di più, quindi non deve bollire. Okay. E Francesca, quando non ho il termometro a disposizione, secondo te come posso fare? Questo lo do anche come consiglio a casa, eh? Per vedere che cosa? Che abbiamo una temperatura di circa 40 gradi. È una cosa molto semplice, eh? Guarda un po'. Con il dito. Perché se te metti il dito sui 40 gradi, riesci a sopportarlo. Certo. Via via che sale... Non ce quindi la mettetelo abbastanza presto questo. Sì, qui conviene farlo con le piastre a induzione, certo, poi ce l'abbiamo velocemente. Quindi mettete a scaldare la panna e andate a sbriciolare o a grattugiare la feta. Allora, la ricetta originale della moussaka prevede in realtà un altro formaggio che si chiama kefalotiri. No, kefalotiri, kefalotiri. No, lo mangio. E io invece ho cercato un formaggio che si poteva trovare tranquillamente qui. Però ti dico che a casa, quando ho fatto la prova, perché io ovviamente me le provo tutte prima, perché così sento dove sono i pregi e i difetti, ho utilizzato un semplice pecorino toscano, un DOP tra l'altro della Toscana. E ti dico che è venuto buono uguale. Quindi mettiamo in infusione la nostra preparazione e la giriamo. Siccome voglio ricordarmi un po' le profumazioni, andrò a utilizzare la mia prima spezia in questo momento. E guarda, vado a prendere due pezzettini di macis, guardate come sono bellini tutti, sembrano delle manine piccoline, le metto in infusione nella nostra panna. Certo. E concludo il tutto con un pizzico di sale, perché sennò non si sente con tutta la panna, non si potrebbe sentire. Ora, certo, quando si scalderà il tutto, guardate, già inizia un po' a fare le prime bollicine laterali, lo dovete spengere e lasciare da una parte, che si prende i profumi della feta, i profumi della noce moscata, perché questo macis non c'è d'altro che i profumi della noce, certo, moscata, ma senza l'invadenza della polvere, solo con le profumazioni, quindi ve lo consiglio. E insieme alla pasta toscana vedrai che si abbinerà benissimo. Quindi, una volta che è pronto, questa preparazione la tolgo dal fuoco, la metto da una parte qui e la facciamo riposare. Cosa andrò a fare mentre aspetto le mie melanzane che siano pronte? Guardate, ve lo faccio vedere senza andarla a ricaricare. Utilizzate un sifone, ormai si trova tranquillamente nei casalinghi. Ho inserito questa lavorazione qui, l'ho filtrata ovviamente, ho tolto tutto il formaggio, ho tolto il macis e ho messo solamente la panna che sa di questo profumo. Quando andrò a mangiarla saprà di questa profumazione di noce moscata che l'abbiamo normalmente, Francesca, sopra alla moussaka. Sei un maestro, butta la pasta, buttiamo che la manca pasta. 11 minuti. Allora, uno e due, tanto ce ne vogliono 5, quindi hai mai dato il tempo giusto. Crepi l'avarizia, ce ne mettiamo un'altra. Quanto ce ne vogliono? Minuti? 5 minuti ci vuole di cottura. Ah, bene. Ovviamente guardatele sempre prima, così lo sapete. Ma tanto la preparazione ci siamo, eh. Eccolo qui. Se a casa non ce l'hai, Francesca, questo sifone,
prendi la panna una volta che si è raffreddata e lo monti. Come fai a montare la panna a casa quando fai le preparazioni? Con il mini pimer. Con le fruste elettriche oppure a mano, quello come trovi. Però vi consiglio questo, prima qualche anno fa costava molto, oggi si trovano facilmente sia dai negozianti sia sulla rete, si trovano benissimo. Se no, se non volete farlo, lo montate con le fruste elettriche, lo mettete dentro una sacca a poche e fate quello che poi noi andremo a fare. Allora, saltate bene le melanzane e a questo punto, vedete, inizia a colorarsi. È importante che la melanzana si inizi a caramellare. Andiamo a girare le nostre fettuccine, perché così le separiamo tutte. Certo. Io non ho salato tantissimo, te lo dico subito, perché voglio sentire la mia pasta all'uovo bella saporita, sì. Però in questo caso voglio che venga fuori il sapore della pasta naturale con tutte le altre cose che noi andiamo a mettere. A questo punto, guarda Francesca, togliamo le nostre melanzane che sono pronte, le mettiamo su un piatto e sulla stessa padella che ho fatto le melanzane vado ad aggiungere il ragù. Quindi buttiamo dentro il nostro ragù, fuoco basso in questo caso perché tanto è già cotto, quindi lo devo solo scaldare, e ci metto pochissima acqua di cottura della pasta, eccolo qua, così si scalda ma senza cambiare. Certo. Mi ricorda, guarda, come colore anche il colore che utilizzava la mia nonna. Ora, quindi per questo non fare... fa capire la genuinità, no? Di questo prodotto che è sì confezionato ma che, lo ripeto ancora una volta, presenta tutti quei criteri di grande qualità, di bontà, che sono sinonimo di pasta toscana come marchio nelle scelte, diciamo, di produzione che fa ogni giorno. Allora, mentre scalda questo, guarda, non facciamo impazzire la regia, guardate cosa metto dentro al ragù. Siccome è una cosa particolare, gli voglio dare il mio tocco, non me ne vogliano quelli di pasta toscana, ci metto uno e due bastoncini di cannella. Quindi, come ho fatto il macis per la nostra panna aromatizzata al formaggio, certo, qui ci vado a inserire queste due bastoncini, vado a coprirle, che poi le toglierò prima di mettere la pasta, Mentre, regia, seguitemi qui sulle melanzane vado a mettere un'altra cosa, vado a mettere l'origano essiccato, vedete? Un po' di origano, e dopodiché lo giriamo anche questo. Benissimo. Vedi? Quindi, quando andrai a assaggiarlo, Francesca, troverai le melanzane che sanno di origano, il ragù che ha dei sentori di cannella ma non sono invadenti, e la nostra cremina sopra, che va a ricordare appunto la gratinatura che fa la moussaka, saprà di macis, quindi di noce moscata, i sentori di noce moscata. A questo punto mettiamo le nostre melanzane dentro e le giriamo insieme al ragù. Me ne lascio un po' eventualmente Aspetto. Per fare le decorazioni. Eccole qua. Che dici, Francesca? Sono passati 5 minuti? Sì, per la pasta? No, ancora no. Ancora tra no. Due minuti li togli. Aspettiamo. Tolgo intanto i due pezzetti di cannella che hanno già fatto il loro dovere. Giriamo per bene, facciamo così scaldare. Aiutatevi ancora un po' con un po' di acqua di cottura. La mettiamo dentro. Girate. E andiamo a controllare la pasta. Allora, la pasta ci siamo quasi. Sì. Poi finirà in cottura in padella. Certo, ma... l'andiamo a risottare leggermente anche lì. E poi guarda, Francesca, guardate cosa ho preparato. Una barchetta di melanzane. Regia, vado sul mio piatto, l'appoggio, con il ripieno ho fatto appunto le melanzane e guardate, sul piatto ci vado ad appoggiare la mia melanzana. Ho fatto una specie di barchetta che ho svuotato e passato nel forno. Quindi è mangiabile ovviamente anche quella lì. L'ho aromatizzata con un po' di sale, quindi vi potete divertire a mettere la vostra barchetta di melanzane come contenitore. Pure la barchetta. Guarda bellina. La barchetta, il cappello, allora lo fai apposta. Ho detto oggi che si doveva andare al mare. Magari. Scolo la mia pasta un minutino prima. Spingiamo il l'acqua. Tutto. E andiamo a saltare le nostre tagliatelle. Ecco, utilizziamo un po' di acqua di cottura delle melanzane. Della pasta, scusate, le melanzane che sono umide per completare la cottura. Alzate abbondantemente. Certo. Andiamo ad aggiungere un po' di acqua di cottura dentro sempre. Facciamo riprendere il bollore e le risottiamo. Eccolo qua. Te lo sai che questa parte finale della pasta io la faccio quasi sempre con le mie preparazioni, perché il fatto di cuocerle... Anch'io sempre.
perché è particolare. A meno che non faccio qualche preparazione, tipo le orecchiette con le scimmie di rapa, che tiro fuori dalla pasta e butto direttamente nel sughetto, che anche in quel caso lì la pasta è quasi pronta. Ma perché lo fai in quel caso? Perché cuocio direttamente le scimmie di rapa, per esempio, insieme alle orecchiette nella stessa acqua, le scolo e le butto nell'aglio, olio, peperoncino velocemente, quindi non le sto a far assorbire tanto, perché tanto le scimmie di rapa hanno già dato il loro sapore alla pasta. Quindi andiamo a girare bene. Girate. Faccio ancora una cosettina, vado a mettere un po' di cannella in polvere, così diamo questa profumazione dolciastra, che sì, ricorda un po'. Vado ad aggiungere anche un po' di origano adesso, a fine cottura, perché così ne esalta i sapori. E ci siamo quasi, eh? Eccole qua. Iniziamo a impiattare a questo punto. Vado verso il mio piatto. Ovviamente a casa prendetevi tutto il tempo e fatela venire per bene. Andiamo a impiattare. Io prendo le mie pinze, vado a prendere la mia pasta e le vado a rotolare direttamente sopra al mestolo che ho utilizzato prima. Quindi girate bene. Guarda Francesca, anche questo a casa è facile da anch'io fare. Anch'io lo faccio sempre, questo l'ho imparato da te, guarda. Allora, cercate di stringere. Quando andiamo sulla barchetta, l'andate ad agiare e l'allungate leggermente. Quindi vado a mettere tutto sulla mia barchetta. Certo, perché si distenda. Esatto. Aiutatevi magari poi a risistemarla. Andiamo a mettere anche un po' del sughetto. Ovviamente ci permette di farlo questo in questa maniera. Questo vi consiglio di approfittare di farlo adesso, perché con tutti questi sapori profumati, con il ragù, con le melanzane fatte in quella maniera, è un piatto completo, ricco e buono. Esatto. Quindi approfittate. Siccome so che verrai a fare la foto, tolgo anche questo pezzetto di tagliatella. Bravo, falla per bene, perché ora vengo e a mortalare. Poi, guardate insieme a me. Hai visto cosa ho fatto? Siccome non mi piace, non voglio perdere niente di quello che ho utilizzato. Lo vedi queste cosine bianche che sono qui? Sono l'infusione che io ho fatto prima per prepararlo, anziché buttarlo via, l'ho messo nel piatto perché così lo senti, ma andrò a rifinire il tutto, vediamo se la regia riesce a seguirmi, vado a rifinire il tutto con la mia spuma, quindi spuma di formaggio, quindi della mia feta, e guarda, vado a mettere una specie di ciuffetti a destra e a sinistra. Ti consiglio, quando vieni a assaggiarla, di prendere anche un po' di questo, perché sentirai... Ma non ti preoccupare, prenderò tutto, ma non esagerare ora, no, eh? No, no, era per fartelo vedere. Guarda, è bellissimo. E decoriamolo magari con un pezzettino che richiama questo. Non è questo. Ancora finito, va. Eccolo allora, qua. Così. Ora te ce l'hai dalla parte giusta, quindi ti viene perfetto. Bene. Vai, fallo. Posso farlo anch'io? Sì, così io tanto invio. Allora, facciamola subito. Momento noi ci si divide. Momento cinese. Oh, faremo una ricetta momento cinese. Giapponese. Ah, buono. Vediamo. Senti, se facciamo anche il Giappone. Fai un po' di dumplings ogni tanto per me, che sono la mia passione, ravioli al vapore. Le faremo. Allora, ora io vado. Il Giappone, vedi, ci suggeriscono che devo fare il Giappone. Infatti, ho detto. Facciamo il sushi, allora. No, cotto. Lo cosciamo, andiamo in Giappone cotto. Un, due, tre, che la pasta toscana alla greca venga naturalmente. Aspetta, a me. Aspetta, ti faccio fare una figuretta, aspetta, bloccati. Non ti interrompo mai, guarda, così l'assaggio subito. Cosa facè? Così lo senti. Dimmi se senti tutte le spezie. Senti bella la consistenza anche della pasta. Buono. Facciamo come nel film Cioccolà, che mentre assaggiava il cioccolato è capitato di peggio in queste sedi. Ecco, buonissima, veramente equilibrata nel sapore. Che andiamo a vedere, a leggere la insieme la lista degli ingredienti e la ripiloghiamo, anzi la ripiloghiate perché me ne faccio un'altra forchettata. Vai. Allora, fettuccine di pasta toscana all'uovo, tra l'altro è anche biologica, quindi approfittate perché questo formato è favoloso. Una melanzana, ovviamente se poi la volete più ricca potete usare anche più melanzane. Due spicchietti d'aglio, io l'ho usati tutte e due nelle melanzane perché sono andato a saltarli insieme. Origano, potete usare un origano fresco o riutilizzato, quello a vostra scelta. Un ragù di chianina, sempre di pasta toscana, noi abbiamo utilizzato, ma guardate anche col cinghiale, è favoloso. Io a casa l'ho provato con il cinghiale, Francesca. Altrimenti fate voi il vostro ragù e utilizzatelo con questa ricetta. Cannella, per andare a profumare, io ho usato delle stecchette.
olio toscano IGP, perché per soffriggere, per lavorare la, tutta la nostra parte iniziale della melanzana si è usato l'olio, sale pochissimo perché il nostro formaggio, la nostra feta è bella ricca, e poi la spuma fredda di feta che va a contrastare, quindi questa nostra spuma fredda di feta fatta con panna, feta e macis, questo freddo contrasta con il caldo della pasta e crea ancora più salivazione. Ne mangeresti un quintale per colpa buona di questa cosa, eh? Infatti. Ste, lei continuava a mangiare, ve lo dico. Infatti. Poi dice che le conduttrici non assaggiano. Su altre reti, qui si assaggia. Perlomeno, io di sicuro è una cosa che farò sempre. Quindi com'è questa rivisitazione della musacca della Troppo Norma? Troppo buona. Ti volevo bacchettare, ma adesso non mi riesce perché mi hai cucinato un primo piatto buonissimo. E allora che si fa? Si finisce qui con Tadà. Grazie a Chef Sadi, che ritroveremo in cucina con me lunedì. Adesso TG38, il telegiornale da e per tutta la Toscana. E poi ovviamente con Tadà domani, stesso posto, stessa rete, stessa ora, stessa me, ovviamente, dove volete che vada. Qui in settimana sto qui. E stasera alle 21, zona mista, l'appuntamento con i maniaci del calcio. Come sempre, c'è molto da dire. Un croppo di spuma. Basta con questa spuma. Sicura. Finiamola qui. Ciao. A domani, buona serata, buon Monday night.